Buongiorno ragazzi, giornata numero 2 qua in crociera e siamo abbastanza stanchi, quindi bisogna darci una svegliata. Dati una svegliata, dai! Bene, adesso guarda quelli lì dietro che ci guardano, grandissimi. Comunque guardate qua, c'è la fabbrica là in fondo e poi qui c'è anche un po' di degrado. Ma noi guardiamo le palme, guardiamo le palme. Boh, andiamo. Ok, è ufficiale. Dovremmo riuscire ad andare a visitare il posto. Il problema è che il papà non c'è, è scomparso. Non riusciamo a trovarlo. Cruise hack numero... boh, non mi ricordo. Non separatemi prima di partire, perché è stupido. Abbiamo ufficialmente trovato l'uomo. Altro cruise hack, la carta, darla sempre alla mamma. Qui è il dominio della Costa Crociere, qui. Ma che roba, tutti i cartelli della costa. Tutti. Anche lui. Wow. Ci hanno detto che qui alla Romana non c'è praticamente nulla in centro. Poi non so se è così. C'è una chiesa rosa. C'è una chiesa rosa, incredibile. Quindi adesso prendiamo un taxi e andiamo a Baia Ibe. Vai in là. Deve andare in braccio la signora. Guarda qua. Ci stiamo, ci stiamo. Facciamo la coda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per 7 posti. 13. C'è una persona in più. Frederick, vai fuori dalle balle, dai. Anche attorno. Se vogliamo venire a piedi. Mezz'ora così. Sì. Oh, quella è casa mia, io abito lì dentro. No. Ragazzi, quando andate col motorino dovete sempre usare il casco. Ragazzi, sempre usare il casco. Direi che, allora, una stella Michelin ce l'ha di sicuro qua, si vede. Ah ok, quello lì era al retro, quindi possiamo perdonarli, dai. Cappucciamo qua. Cos'è che hai detto? È una frase molto rassicurante quella lì che hai appena detto, eh. Siamo in un altro continente. Oh, questa è un'altra zona di Baia Ibe, ho capito. Bene papà, sei proprio il top. A quanto pare questa non era la spiaggia dove volevamo venire, anche se comunque direi che è bella, no? Sì, soprattutto i cani che dormono. Anche i cani che dormono, molto fighi quelli. Allora, adesso andiamo a un'altra spiaggia chiamata Dominicus. Abbiamo già mangiato abbastanza bene, anzi direi abbastanza bene, sì. Però abbiamo aspettato 40 minuti perché arrivasse il cibo, ma lì si fa tutto tranquilli, calma, Hakuna Matata, funziona così. Ragazzi, sembra di essere in un cacchio di paradiso qua, o no? Porca boia, che figata, guarda là, guarda là. Sarà una cosa probabilmente scontata, ma ovviamente qui la cintura è un optional gigante. Comunque prima abbiamo mangiato del pollo e abbiamo fatto delle foto con dei pappagalli. Come è andata con i tuoi amici? Un'esperienza molto unica. Fortuna che non mi abbia cagato in testa. Vediamo il papà, aspetta. Incredibile come cosa. Come vedete qui le targhe sono un optional, come la cintura, il casco. Ah sì.
Siamo arrivati alla nave. Quindi delle due spiagge qual era la migliore? Io direi la seconda, ma tipo a tipo 28 milioni, una cosa assurda. Poi le onde, mamma mia ragazzi, è veramente una figata. Però è vero, la sabbia è veramente morbida, una cosa pazzesca. Comunque di solito non ci sono delle onde del genere, quindi se vi piacciono le onde mi dispiace, se invece vi piace il mare caldo, allora va benissimo. Alla fine il taxi è costato $15 a persona andata e ritorno. Siamo praticamente bordo dal primo all'ultimo. È arrivato il momento di fare un po' di... Ho scoperto una stanza segreta. Vieni a vedere la stanza. Arrivo. Guarda. Di qua. Guarda. È una stanza segreta questa. Guarda. Qui è dove si fanno i seghini. Si fanno i seghini nascosti. Frederick si sta allenando qua mentre il papà sta facendo un attrezzo che si chiama Zibadrone. Sai come si chiama questo attrezzo? Zibadrone. Brava. Mentre lo fai devi dire Zibadrone. Vabbè. Dai Fred, io vado. Sono un mollo. A parte esserci scottati, perché guardate, io sono Bordeaux, anche Frederick. No, te in realtà non ti si vede perché c'è sta luce qua, ma fidatevi, è Bordeaux. Abbiamo comprato anche delle conchiglie giganti. Guardate, questa è la prima, fai vedere? Incredibile. Questa è costata $5. No. $2. And then we've got e poi abbiamo questa. Guarda che roba. E poi è piena di spine. Dentro c'è ancora l'animale, un pezzo di animale morto. Quindi che puzza in una maniera incredibile. Ci sarà un odore in questa cabina. Ma questo è il mio libro di storia. Ci sarà una puzza in sta cabina che è una cosa ma pazzesca. Ma poi perché un libro di storia ai Caraibi? Ma che cacchio faccio? È tempo per un altro cruise hack. Praticamente voi potete scegliere fra due turni, il turno delle 7 o il turno delle 9 per cenare qua al ristorante. Il mio consiglio è di prendere quello delle 9, perché così voi prima di andare al ristorante potete andare al buffet che apre alle 7 e mangiare un po', se siete persone che mangiano tanto. Dato che al ristorante ti danno da mangiare tante cose buone, ma non è abbastanza secondo me. Questo giro Frederick ha un po' esagerato. Allora, contiamo insieme la mia cena. Quanti cibi ho mangiato? Allora, ho mangiato un piatto di manzo, un piatto di lasagna, due piatti di pasta, due tazze di latte. Poi siamo venuti qua al ristorante, ho mangiato il carpaccio, il filetto di maiale, dei ravioli, del pollo, del purè di patate accanto al pollo. Come l'hai detto? Del purè di patate. Un cannolo siciliano e un mousse di fragola, una roba del genere. Una mousse di fragola. Una mousse di fragola. Abbiamo scoperto oggi che è una pista da jogging e anche un campo da basket. Si può giocare anche a calcio tennis e a pallavolo. Ovviamente c'è una rete perché sennò la palla va fuori e noi non vogliamo caccare, giusto? Bene, direi che la giornata di oggi si conclude qua. Come ogni serata io sono fattissimo. Soprattutto quando si va al sole per tante ore, dopo si è stanchi morti con me. Una cosa incredibile, ragazzi, incredibile. Bene, ci vediamo domani. Ciao!